Ragazzi, Lambrenedetto, Siviglia. Sono a Siviglia e vi faccio vedere un po' Siviglia. Adesso sono dalla parte di qua del fiume, non sono in centro, non sono nel casco antico. Per quanto riguarda i video storici del centro, casco antico e compagnia varia, basta che scrivete Lambrenedetto, Siviglia e ci sono già perché le avevo fatte ai tempi, quindi non è che vi faccio vedere le cose. Quindi questa volta vi faccio vedere un po' la zona fuori di Siviglia, ok? Un po' la situazione di questa città del sud della Spagna. In Andalusia, ok? Come funziona e com'è qua fuori. Qui c'è una fermata del bus, è buona. Strada, c'è una pulizia incredibile. Raccoglitori differenziati. E qui c'è una pista ciclabile verde, panchina, tutto pulito. Infatti sono venuto fuori dal centro, eh. Una cosa che si può notare qui a Siviglia è comunque la bassa presenza di scritte, diciamo, sui muri, di tag, di quello che da noi, per esempio nella nostra città, è un disastro totale. Ok, non è che non ci sono, perché io sono sempre preciso, tassonomico, nozionistico quando faccio i servizi e non nascondo mai nulla. Là è tutto pulito, tutto pulito. Lì ci sono delle scritte, delle tag, anche qui c'è una tag, però fondamentalmente non siamo ridotti come Roma, Napoli, Milano o per dirti Atene, cioè la presenza di tag comunque è molto limitata, grazie a Dio, che depurpano e sporcano la città. Dire è tutto abbastanza pulito, ok? C'è qualcosa, guardate lì, lì c'è una scritta. Anche qui ci sono qualche psicopatico, compagnia varia. Però fondamentalmente non è un disastro. Per nulla non è un disastro. Come qualcuno avrà da ridire, allora abbiamo detto, vai, prendo la macchina così vi faccio vedere un po' la situazione, diciamo, un po' più generale. Ok, però dicono, no, ma l'Ambra hai fatto vedere solo un pezzettino. Adesso noi qui non siamo, vedete, siamo in una zona popolare, fuori. Alla rotonda, prendi la seconda Qui c'è la uscita su fermata, Avenida guarda che Blasi belle le Infante. fermate del bus. Ok, vedete che qui comunque, come vi dicevo, guardate com'è tutto ben curato, ben preciso. Se domenica mattina, qui non è che c'è in giro tanta gente, guarda questa rotonda. Guarda, guarda, vedete? Guardate tutti i muri, guardate come la presenza di Da scritte, 400 metri alla cioè rotonda. la presenza di scritte, guarda la fermata del bus, le strade, ma già lo vedete qua, appena arrivate all'aeroporto, eh? Lasciate dall'aeroporto, strade perfette, pulizia, guarda, cioè, guardatevi in giro, qui stiamo uscendo dalla città, quindi non siamo in zona periferica, eh? Cioè non siamo nel casco antico, nel centro. Vedete, ha pochissima presenza di scritte sui muri, raccoglitori della spazzatura ovunque, rotonde ben fatte, per spostarsi è pieno di quella situazione lì di biciclette, vedete là le biciclette, c'è il bike sharing, tutte belle precise, infilate, qui c'è una rotonda ben fatta. Adesso è domenica mattina, c'è in giro poca gente, i negozi sono chiusi, guardate qui, la zona periferica, guardate come è tutto pulito, tombino a livello, tutto ben tenuto, tutto ben fatto. Strade non sono le strade della Svizzera tedesca, non sono le strade che comunque ci sono, direi, nel Baden-Württemberg, però sono ben fatte. Marciapiedi ben puliti, da parte non trovi erbacce, siamo in Spagna del Sud, eh? Siamo in Spagna del Sud, eh? Cioè, qui siamo, vi ho fatto vedere, siamo nella zona periferica della città, eh? Non siamo, cioè non sono in centro, eh? Stiamo andando un po' ecco, guarda, qui finisce Siviglia. Quindi quella parte che vi ho fatto vedere dove sono partito lì, perché io abbiamo preso qui fuori, cioè non eravamo in centro, vi ho fatto vedere che ne
nelle periferie come era tutto ben tenuto e ben preciso. Ok, poche scritte sui muri, buona pulizia, buoni servizi, strade buone. Guardate anche qui nei vari svincoli. Cioè da noi quando prendi gli svincoli la gente appena esce che può che non li vedono, bottiglie, bottigliame. Cioè guardate qui da parte, comunque non trovi un sacchetto di spazzatura. Là c'è un'altra bellissima città, cittadina fuori. Queste sono cittadine, comunque la zona periferica, cioè siamo in periferia di Siviglia. Guardate che bei giardini, alberi in fiori. Là così c'è una chiesa, cos'è, tipo una Madonna, c'è sopra là. Guarda là. Cavalcavia, infrastrutture. Appena fuori in periferia, guarda che bellissimi parchi. La gente va a camminare, guarda, un po' di gente c'è già in giro. Esse presto, perché sono neanche le 10 di mattina. Vedete, c'è in giro gente a camminare, guardate che bellissimi parchi con le palme qui, che poi qui ancora Siviglia appena fuori, cioè la zona periferica. Guardate quella collinetta lì, la spista bella precisa, qui siamo sopra il ponte, infrastrutture all'avanguardia, e come infrastrutture sono top. E pensare che loro, finita l'epoca franchista, fascista, io negli anni 60-70, noi arriviamo qui negli anni 80, eravamo 50 anni avanti, cioè loro erano messi veramente da pena, finito Franco, eh. Cioè noi eravamo dopo, noi abbiamo avuto gli anni 60-70 del boom economico, gli davamo tre giri alla Spagna, mi ricordo anni 80-90 venivamo qua, noi eravamo molto più avanti, e adesso hanno comunque, ci hanno passato sicuramente. Qui siamo in Spagna del Sud, ragazzi, comunque vedete tutte le infrastrutture ben tenute, ben fatte, ben precise. Qua siamo fuori dalla città, la città è praticamente lì. Qui ovviamente trovi ville, villette, ci sono le zone dei grandi magazzini, c'è l'Eroe Merlin, un po' come le grandi città, i grandi magazzini e compagnia li trovi fuori. E lì finisce la zona cittadina. Ok, definisce un po' la città e qua trovi grandi magazzini, magari qualche fabbrica, qualche concessionario di auto trovi, che sono sempre comunque alle porte delle città. Vedete lì c'è il rivenditore della Toyota, qui c'è un centro commerciale grosso, Maison, Vega del Rey. Ovviamente i centri commerciali grossi li fanno, diciamo, alla periferia della città. Qui vedete come le strade sono perfette. Qui puoi andare verso Cordoba, verso Huelva. Noi stiamo andando verso nord, andiamo verso Salamanca, Cáceres. E qui vedete la città. Quindi qua siamo nella zona, diciamo, appena periferica della città. Questa è periferia di appena fuori qui, sempre, vabbè, parte di Siviglia. Vedete qua fuori ci sono i grandi centri commerciali, c'è il Carrefour, c'è la Decathlon, vedete come tutto è bello pulito, preciso. Stiamo praticamente girando attorno alla città, ok? E questa è la zona, diciamo, periferica, diciamo, della città. Questi sono anche quartieri popolari, c'è un clima abbastanza, diciamo, essendo già nel sud della Spagna, vedete che comunque tende un pochettino a essere, non dico desertico, ma abbastanza secco. Come vedete, ieri sera c'erano 23-24 gradi anche di sera. Vedete come la collinetta non abbia una grandissima presenza di vegetazione, anzi ce n'è praticamente poco, niente. Quindi qua vivere nel bosco diventa un po' difficile, vivere nel bosco, si può vivere, ma è un bosco con poche, diciamo, piante. E qui, ecco, vedete, vi faccio vedere ancora un po' qui in periferia. Vedete, magari la gente che non vuole stare nel casino, vuole stare qui a 2 minuti dal centro, 5 minuti dal centro, non neanche,
se sono passati 5 minuti dalla periferia, si mette qui. Diciamo che questa qua è ancora una zona abbastanza periferica della città, la città è proprio lì, quindi sei a 2 minuti dalla città, chi non vuole il casino della città. Qui vai verso Cordoba, mentre qui vai verso Merida. Comunque vedete che comunque a me piace qui in Spagna questi divisori che loro hanno quel verde lì, dove i paletti verdi dove te lo indicano. La strada non è perfettissima, ci sono un po' di riparazioni, però tutto sommato è tenuto bene. Siviglia, Huelva, FFC, vedi qui siamo ancora dove c'è Siviglia, praticamente stiamo girando lì attorno. Ok, adesso fra poco penso che prenderemo l'autostrada, l'autovia, non lo so, adesso vediamo. E vedete, qua è sempre la zona esterna della città, di grandi magazzini. Staccata un po' dal centro, e qui sono delle belle cittadine, per esempio quella lì, guardate qua, guarda che bello qua, tutti questi alberi in fiori. Ecco, qui c'è una cittadina, queste sono cittadine esterne dove si vede dominate lì dalla chiesa, non so se sono dei castelli, non so se sono delle chiese o dei castelli, vediamo. C'è un coso, penso che sia un contenitore, da quello lì non lo so che cosa sia. Vedete, comunque è abbastanza secco qua, ma guarda questi qua che bei fiori, questi qui sono fiori bei colori. No, un castello, cos'è un castello? Quello sì, no, la tenuta di qualche signorotto, di qualche, sarà stato di qualche principe, di re lì, che poi funziona sempre così, c'è il re e il pueblo. Ok, vi saluto qui da Siviglia.